Allora, buonasera, siamo una delle presentazioni fisiche, diciamo, di questo Book Pride. E io non sono Melissa Panarello, ma con tutta evidenza, e i problemi di questi giorni ovviamente ci costringono in qualche modo in una forma ridotta, però io sono Andrea Palombi di Nutrimenti, della casa editrice Nutrimenti, e sono molto contento di parlarvi di questo libro, che è 10 storie quasi vere, di Daniela Gambaro, che Buonasera. è qui con noi. E libro finalista al premio Calvino dello scorso anno, è finalista e convenzione speciale della giuria. Sì. Un esordio, secondo noi, molto significativo, un esordio di racconti, e anche qui, diciamo, capitolo a parte, perché, diciamo, nella scala delle difficoltà, diciamo, oltre all'esordio, cioè quello di esordire con dei racconti, che è cosa non semplice, non banale. E che cos'è il libro? 10 storie quasi vere. Poi ce lo facciamo dire ovviamente anche da Daniela, però sono 10 storie. Questo quasi vero, diciamo, ha un senso molto preciso, perché raccontano un mondo o comunque diverse declinazioni della maternità. Ci sono dei tratti comuni, diciamo, a queste storie, che poi mano a mano, diciamo, prenderemo in esame. Il primo, appunto, è questo: riguardano in qualche modo la maternità, ma sotto diverse angolazioni, sotto diversi sguardi, secondo diversi interpreti. E secondo, ovviamente, diciamo, approcci, come dire, sincronici o diacronici, cioè nel tempo, per cui fra figlie grandi e madri anziane, o fra figli molto piccoli e madri giovani. E poi c'è l'assenza della maternità, che comunque anche quella entra prepotentemente. Allora, prima domanda a Daniela: com'è nata l'idea del libro? Com'è nata l'idea di raccogliere racconti intorno a questo tema? Ma diciamo che si è proposta da sé l'idea, non l'ho decisa a tavolino. Andavo accumulando dei racconti e a un certo punto mi sono resa conto che alcuni di questi racconti avevano degli elementi comuni e che c'era un filo rosso che li univa ed era appunto questo focus sulla famiglia, sulla maternità, anche se si entrava da diversi punti di vista che potevano essere femminili oppure di bambini o anche maschili. E quindi lì, insomma, diciamo, è stato un processo. Mi sono resa conto che erano parte di forse un corpus e ho cominciato a pensarli così. Ecco, questa è stata un po' la genesi del progetto. Sì, intanto diciamo che dove siamo, perché se no siamo la libreria Tomo di Roma, San Lorenzo, che ci ospita. Speriamo, appunto, per una, diciamo, fra le tante prossime presentazioni. Purtroppo temiamo fortemente che non sarà così, ma insomma, ancora ci siamo. Io volevo dire però due parole su, oltre ai temi, diciamo, di questi racconti, due parole. Io sono abbastanza convinto che poi la cosa più importante alla fine in un libro è sempre, come dire, l'aspetto formale, perché nel libro conta sempre la voce, conta sempre il modo e la capacità, insomma, di raccontare, per l'appunto, quello che vogliamo raccontare. In questo caso siamo di fronte a una scrittura molto piana, tutto sommato, quasi molto precisa, con una precisione chirurgica, ecco, nell'uso delle parole. Però questa scrittura piana, che all'apparenza non colpisce, perché, aggiungo io per fortuna, non è una lingua ornata, ricca o ridondante di aggettivi, di cose, eccetera, però dopo un po' si intuisce, si capisce che è fatta anche di scarti sia a livello di costruzione sintattica, sia a livello di senso. E questo è, secondo me, un aspetto molto importante. Perché? Perché, ad esempio, interrompe sia corrompe, diciamo, sia le presupposizioni, sia le aspettative, diciamo, specialmente in relazione a un tema così importante come la maternità, che spesso è fatto
di luoghi comuni, di banalità, ci si nutre, no? Di cose molto... Qui invece non solo si prende in esame tutti gli aspetti, diciamo, della maternità con uno sguardo ovviamente molto femminile, insomma, da un punto di vista che è molto femminile e non è mai, come dire, non è mai negato, è esplicita questa cosa, ma la si prende in esame parlando di tutto quello di cui spesso si tace, anche di aspetti che non si... Ecco, a me sembra, dal mio punto di vista, diciamo, mi sembra un grande punto a favore del libro, cioè la coerenza, diciamo, la coerenza formale, diciamo, fra la lingua e quello che racconta. Sì, diciamo che l'ispirazione nasce da un'osservazione del racconto che le donne, in particolare le neomadri, facevano della loro maternità, che secondo me aveva queste caratteristiche appunto di grande semplicità e senza fronzoli, il che succedeva però solo quando si trovavano in una situazione proprio protetta, quindi spesso tra in gruppi femminili di donne che avevano la stessa situazione, diciamo le caratteristiche del racconto erano proprio queste, di questa semplicità e questo essere diretti e senza orpelli. Mentre lo stesso racconto, quando veniva fatto verso l'esterno, diventava più arzigogolato, anche più edulcorato, molto più basato sulle luci che sulle ombre. E quindi il lavoro è stato proprio questo, a togliere. Cioè io sono andata proprio a sforbiciare dei racconti che partivano anche più lunghi spesso, ma tramite un lavoro successivo, diciamo, di revisione, sono andata proprio a sfrondare per raggiungere quel risultato di un po' chirurgico, ecco, di precisione e di essenza. No, io penso che questo sia anche il bello del libro, cioè proprio di costruire un ambiente, tra virgolette, che vuol dire anche un ambiente nelle relazioni, insomma, un'atmosfera nelle relazioni familiari, che spesso appunto non si dice, insomma, ecco. E a proposito della maternità, questo mi sembra una cosa molto importante, motivo per cui credo che nel libro, insomma, ci siano tanti spunti per cui una donna, una neomamma, eccetera, anche un uomo, assolutamente, anche un padre, soprattutto, diciamo, un padre possa avere... Come sono le figure maschili nel libro, ecco? Hai avuto, come dire, un indirizzo comune o no? No, ci sono, diciamo che si dividono tra figure maschili distratte e attente. Spesso, diciamo, proprio il nucleo drammaturgico di questi racconti nasce dall'incontro tra una donna e un uomo attento, quindi un uomo che è portato all'ascolto e che riesce a farle aprire anche in maniera inaspettata, cioè soprattutto un racconto in cui una donna si racconta a un semi sconosciuto in seguito a un incontro molto, cioè, molto semplice, però anche che ha i contorni dell'intimità. E quindi, diciamo, l'ascolto, la predisposizione all'ascolto è un elemento chiave nel racconto di queste figure maschili, in questi racconti. E poi, diciamo, abbiamo varie età, perché c'è anche un racconto dal punto di vista di un bambino, per esempio, e quindi abbiamo lo sguardo sulla famiglia mediato dal punto di vista infantile. E, si entra nel tema proprio da varie angolature, e credo che questo, insomma, cioè io volevo proprio che fosse poliedrico lo sguardo, femminile sì, ovviamente, perché l'ho scritto io, però anche maschile, in un certo senso. Sì, no, è molto vero anche appunto il discorso sulla composizione poliedrica, insomma, del racconto. E questo è, appunto, prima dicevo, degli scarti, diciamo, anche nella narrazione. Mi piace, l'altra cosa che mi piace molto è che tutto avviene, si viene a conoscere, si entra in una situazione familiare proprio come si fa normalmente, come si fa nella vita, cioè prendendo una cosa qui, sapendo una cosa là, ricostruendo una cosa... Non c'è mai una linearità che suonerebbe come falsa, diciamo, ma c'è una costruzione
progressiva. Poi ci sono anche cose curiose, ad esempio c'è un simbolo che è la tartaruga, che in qualche modo compare in diversi racconti. Come mai? Sì, è un po' è stato il filo rosso, diciamo, è forse questa tartaruga che mi ha fatto rendere conto che c'era un insieme. Perché il primo racconto che ho scritto è proprio quello lì, quello della tartaruga che si chiama Il Signora Tu Pensava. E quando l'ho finito mi sono resa conto che si è creato proprio, non a tavolino anche questo racconto, ma è nato perché anch'io seguivo questa tartaruga e questo giardiniere che la cercava in questa casa, in questo giardino. E non sapevo benissimo dove mi avrebbe portato. E quando ho finito ho detto vabbè, fatta la tartaruga. Però poi scrivevo e questa tartaruga in modi diversi ritornava. E tanto che mi sono chiesta, cioè io stessa mi sono chiesta perché, e mi sono data la risposta che era un po' il viaggio, diciamo un po' un viaggio lento di ricerca che facevo io, proprio, penso rappresenti proprio il viaggio che ho fatto io attraverso la scrittura di questi racconti, perché è come se ogni racconto fosse un po' una finestra che si apre su uno spaccato di vita quotidiana. E poi, come appunto, se questo osservatore con lentezza si spostasse un po' più avanti e guardasse dentro un'altra finestra. E poi c'è pure il fatto che la tartaruga è un po' lo sguardo, no, che è rivolto all'esterno e anche all'interno, perché la testa della tartaruga entra e esce. E quindi si parte sempre da una situazione molto precisa, per poi, diciamo, aprire una riflessione sull'interiorità di questi personaggi, che sono quasi tutti rotti, insomma, hanno tutti delle fratture. Come poi frequente nella realtà, insomma, sì. No? E quindi si vanno a indagare, diciamo, queste fratture, c'è una presa di coscienza spesso dei personaggi di questa loro condizione, e il racconto cioè riesce a proseguire proprio perché c'è questa presa di coscienza. Quindi la tartaruga mi sembra un viaggio introspettivo, sia fisico che introspettivo. Mi sembra anche che, come dire, lo strumento, il genere del racconto si sposasse bene con questa tua, con l'obiettivo di costruire questo, come dire, questo affresco poliedrico, sì, insomma, sì. Diciamo, perché i racconti, diciamo, prima della scrittura molto precisa, molto chirurgica, che però ad esempio lascia, non è mai consolatoria, cioè non c'è mai un finale, una chiusura banale, non dà mai una risposta consolatoria, ecco, ma in qualche modo lascia aperto sul tappeto, insomma, con tutti i problemi che si porta appresso. Sì, perché fa sempre parte della ricerca di realismo, per cui sarebbe stato irrealistico pensare di chiudere o risolvere. Insomma, ci sono a volte dei piccoli scarti nell'evoluzione di questi rapporti, però sono sempre scarti minimi che segnano la possibilità di una direzione, ma non vincolano mai, insomma, lo sviluppo della storia. Però a me sembra anche che, ovviamente, trattando di maternità non poteva essere diversamente, si tratta anche di situazioni dolorose, e anche sì. Molto dolorose. Sì. A me è piaciuto moltissimo il racconto, tanto per dire, insomma, il racconto, non mi ricordo purtroppo come si intitola, ma insomma, e non voglio anticipare nulla, diciamo, del racconto, però della mamma che aveva perso il bambino. La Llorona. Esatto. Però mi sembra appunto che la costruzione che tu fai di un evento del genere, che è un evento ovviamente molto doloroso, che lascia strascichi pesanti nella persona che lo vive, lascia anche aperta una speranza sostanzialmente di recupero, di riscatto nelle relazioni sociali, umane, insomma, anche entro e oltre la famiglia, insomma. Sì, o no? Ma sì, mi sembra un po' anche il motivo per cui io scrivo, nel senso, cioè, mi sembra proprio la bellezza dello scrivere, intravedere altre possibilità, no? E quindi non renderle appunto chiuse, però intravederle e dare al personaggio una via d'uscita. E in questo caso c'è
un sentimento, un grossissimo senso di colpa, però c'è anche, diciamo, si affaccia anche il perdono verso se stessi, perché questa madre si sente responsabile per la morte della figlia. E quindi, diciamo, sì, poi è un racconto che nasce dalla lettura di alcuni fatti di cronaca che a me avevano colpito tantissimo, non tanto per la drammaticità, certo anche per quella, ma per la possibilità di questi eventi. Adesso devo spoilerare, però. No, non spoileriamo. No, però questo è importante, appunto, perché... Però io credo, non so se adesso qui siamo troppo ambiziosi, ma insomma, che appunto, come giustamente dicevi tu, il senso della scrittura è anche questo. La rappresentazione del reale non è un esercizio così artificioso o fine a se stesso, ma deve in qualche modo servire a entrare in contatto, in relazione con chi lo legge e ad aprire una possibilità di un confronto, di un approfondimento, sì. Di altre, cioè di aprire finestre, insomma, ecco, su oltre la propria esperienza personale. Io immagino che un sacco di madri vivano un'esperienza comunque diversa, comunque complessa, insomma, per qualche modo, con la propria maternità. Ad esempio, banalmente, dicevo, leggendo un libro del genere, secondo me, come dire, entrano in un orizzonte che problematicizza, ma nello stesso tempo arricchisce anche la sparo grossa che possa anche dare conforto magari a qualcuno che vive delle situazioni del genere, che si sente solo. Perché poi una delle caratteristiche che, cioè, avendo bambini piccoli, quindi avendo frequentato tante madri, è proprio l'osservazione della solitudine del genitore moderno. Soprattutto quello metropolitano, che magari ha la famiglia d'origine distante, quindi si trova a dover affrontare per la prima volta situazioni sconosciute, non ha nessuno che gli spieghi come si fa. E quindi, insomma, è anche dove non esiste più una famiglia allargata, e quindi gente di 30 anni con 3 lauree, cioè le vedevo, insomma, magari al consultorio, che non riuscivano ancora, cioè non sapevano come cambiare un pannolino, quindi ci troviamo in uno, cioè proprio sono cambiati proprio i parametri genitoriali, ecco, e quindi notavo proprio questa solitudine, questa mancanza di accompagnamento del neogenitore che mi interessava e mandava molto in crisi le neomamme, i neopapà, che avevano molti dubbi, molte domande, molti sensi di colpa. E questo, diciamo, e narrativizzare questa sensazione, questa osservazione, mi sembrava un elemento interessante. Anche perché appunto spesso non se ne... Cioè si tende un po' a dare una rappresentazione più edulcorata, diciamo, più un po' da spot pubblicitario della situazione maternità. E è un po' un peccato, secondo me, cioè, un po' limitante. No, è un peccato perché, come giustamente dici tu, c'è bisogno di più informazione, informazione oltre, diciamo, alle nozioni, diciamo, base, insomma, sì. Ma anche informazione, anche direi, anche emotiva, insomma, perché... Poi non possiamo tacere, visto che siamo qui mascherati, diciamo, tutti e due, che il problema forse della maternità si arricchisce per modo di dire, insomma, in questo periodo di aspetti anche diversi, insomma, perché immagino che chi ha avuto, chi ha appena avuto, chi addirittura deve avere, insomma, un figlio in questo periodo, insomma, viva, e magari appunto se... il libro si sarebbe potuto arricchire di un racconto ulteriore, insomma, l'isolamento è accentuato in questo periodo, quindi probabilmente questo tema sarebbe stato ancora più, sì, effettivamente sì, sarebbe stato interessante. Non so, io non riproverò l'esperienza, quindi non ve lo so dire. Questo è sicuro. Però sì, sarebbe effettivamente interessante. Senti, invece no, a proposito di riprovare l'esperienza, tu mi dicevi prima, stai pensando comunque di continuare sulla strada dei racconti. Sì, cioè, mi piacerebbe, non è che escludo il romanzo, diciamo, però non ho vissuto questo libro come
uno step verso, cioè per forza verso il romanzo, nel senso che l'esperienza per me è arricchente allo stesso modo di un romanzo. Anzi, il racconto ti dà la possibilità di variare il mondo raccontato continuamente, quindi per me è molto divertente. Invece di stare in compagnia degli stessi personaggi per, non so, poi io non ho tantissimo tempo per scrivere, quindi non so, un anno, due anni, sempre con gli stessi personaggi, è molto, per me è molto divertente questa possibilità di cambiare scenario, cambiare personaggi, ricostruire il mondo ogni volta. E, quindi sì, diciamo che per me il racconto non è una forma minore, è una forma maggiore. Certo. E quindi sì. Bene, bene, quindi aspettiamo anche il romanzo di Daniela Gamber. Oh, voi non lo vedete, ma qui abbiamo anche delle persone che ci stanno ad ascoltare qui nella libreria Tomo. Per cui io intanto dico che se qualcuno vuole fare domande è benvenuto. E nel frattempo però appunto riprendo una cosa che avevi accennato, che mi sembra un'altra cosa importante da sottolineare nel libro di Daniela, In 10 storie quasi vere, e che è la voce dei diversi personaggi e in particolare, ripeto, dei bambini, insomma, perché ci sono, secondo me, delle voci molto felicemente ricostruite nel libro, che entrano proprio nel modo di leggere la realtà e la realtà familiare, ovviamente in particolare, da parte dei bambini. Hai attinto, ovviamente, alla tua esperienza che ti circonda o dove? Sì, sì, una parte, diciamo, nasce dai ricordi di infanzia, soprattutto il primo racconto che è ambientato in Veneto, e quindi, pur essendo frutto di invenzione, diciamo, riprende un ambiente e dei personaggi, degli spunti appunto appartenenti alla mia infanzia. Mentre il Giavasco. Giavasco. Una parola Giavasco. Desueta, diciamo. Sì, è una parola dialetto, è proprio dialetto, e significa intrico vegetale, un insieme di cespugli aggrovigliati, una specie di sottobosco senza bosco, dove questi bambini che vivono al confine tra la cittadina e la campagna si intrufolano, e quindi è sinonimo, diciamo, di avventura, libertà. E qui, mentre l'ultimo, poi su due racconti proprio interamente dedicati all'infanzia, l'ultimo invece è un racconto sul passaggio da primogenito a secondogenito, e quindi invece nasce dall'osservazione dei comportamenti dei miei figli. E infatti è ambientato proprio in un altro tempo e appartiene, insomma, all'oggi. Per quanto riguarda le voci, anche quelle arrivano, diciamo che io non scrivo se non arriva la voce. Il racconto quasi arriva prima la voce e poi la storia. Arriva prima almeno un personaggio con la voce, e quello mi spinge a scrivere. E poi scrivendo trovo i passaggi narrativi. Però è proprio l'emozione di una voce, proprio anche di una sintassi, di un certo ritmo che mi fa cominciare, altrimenti non comincio. Certo, no, questo mi fa pensare anche a, ci sono delle figure che, come dire, entrano all'interno della famiglia dall'esterno, penso alla tata, insomma, sì. Ceri. E a proposito di questo, mi viene da pensare che nel libro, come dire, le figure, in particolare le figure femminili, hanno sempre dei giudizi piuttosto precisi, netti, diciamo, ma nello stesso tempo c'è anche una tolleranza, c'è anche una disposizione a, appunto, nel racconto che stavo citando, c'è questa tata che è molto religiosa, la mamma è invece laica e non credente, però si crea una relazione tra le due, molto bella da un certo punto di vista, molto calda, diciamo, molto accogliente, insomma.
Sì, sono due corpi estranei inizialmente, che anzi fanno anche attriti, insomma, hanno degli attriti perché hanno visioni del mondo completamente diverse, però trovano un punto, diciamo, di unione, che è la condivisione di un sogno. Cioè, entrambe hanno un sogno di realizzazione. Per una è la famiglia, il lavoro di archivietta, e per l'altra è questo desiderio di farsi suora. E quindi nel momento in cui vengono messi due monti lontanissimi all'apparenza, però viene riconosciuto da entrambe una comunanza, cioè il desiderio di realizzarsi, di realizzazione. E quindi la mamma Atia, che all'inizio, diciamo, non ha dei problemi ad accettare la fede di questa babysitter, passando attraverso questa immedesimazione riesce a superare questa diffidenza, e c'è quindi un incontro, un avvicinamento tra due personaggi che partono veramente distantissimi. Anche qua c'è un bambino che fa un po' da traduzione tra le due, e che a volte questi bambini sono anche molto saggi, diciamo, anche se sono silenziosi o hanno degli atteggiamenti che sono a volte anche adulti, mentre abbiamo degli adulti che hanno atteggiamenti da bambini. Per esempio, c'è un racconto in cui due, un padre e una madre, si divertono a inventare una lingua praticamente segreta per non farsi capire dai figli, che è di solito quello che fanno i bambini, per non farsi capire dai genitori. E quindi c'è un dialogo tra il mondo infantile e quello adulto, che si scambiano continuamente i ruoli. Sì, no, infatti è giusto. Ed è vero anche questo, che spesso i bambini scavalcano, diciamo, come dire, sì, i confini dati per scontati, diciamo, per le relazioni familiari, e magari si avventurano in, come dire, in, sì, territori. Hanno una lettura degli eventi più semplice, forse, che sfronda dalle cose non necessarie, quindi riescono a trovare anche risposte più efficaci. A me sembra che il bello del libro sia proprio questo, che non dà nulla per scontato, e che in questa riflessione sulla maternità non si crea nulla di banale, di già acquisito, di già, come dire, insomma, dato per assodato, insomma, ma mette in discussione quello che è oggi, diciamo, il vissuto di tanti, insomma, ecco, e di tanti a tutti i livelli, perché poi non stiamo parlando di un unico tipo di, appunto, di famiglia, di relazioni, insomma, di, per cui io chiedo. Ma tu riesci a capire che fanno domande dai collegati online? Cerchiamo di vedere se ci sono domande, ma non mi sembra, però. No, ci dovrebbe essere. Allora, scusate, io non riesco a vederlo da qua. Anna, vieni tu. Chiediamo assistenza per le domande online. Tanto però anche le domande dal vivo sono ben accette. Si vede. Che non si vede. Scusami, intanto comunque continuiamo a chiederne. Non abbiamo detto, tu fai come mestiere la sceneggiatrice. Qual è il salto, diciamo, appunto, tra il tuo mestiere e l'esigenza di scrivere invece in modo narrativo? Ecco, che cosa è che ti ha fatto fare questo salto, e che cosa lo ha, come dire, insomma, alimentato? Ma sentivo che avevo delle cose, diciamo, che... E che differenza c'è anche tra, sì, le due cose? Che ribollivano, sentivo dei temi che ribollivano, e che magari non semplice, cioè non è semplice proporre a un produttore, devono incontrare anche il favore di un regista con cui la storia viene sviluppata. Diciamo che la grande differenza del lavoro di sceneggiatura rispetto a quello di scrittura di prosa è che è un lavoro collettivo,
e quindi diciamo, scrivi confrontandoti continuamente con altre persone che possono essere colleghi o regista o produttore, è un lavoro che va avanti collettivamente, quindi non sempre un'idea che a te sembra buona può essere buona oppure essere giusta per quel momento. Quindi sentivo l'esigenza di sviluppare alcuni, sì, alcuni argomenti che forse non avrebbero trovato spazio. E poi c'è comunque il fatto che da molto tempo non scrivevo narrativa, però cioè, avevo scritto in precedenza, soprattutto negli anni dell'università, insomma, e mi mancava, e sentivo che mi mancava questa dimensione, anche la possibilità di esprimersi in prosa, ecco, che è una cosa che non c'è quando scrivi una sceneggiatura, era un desiderio che premeva, e diciamo che poi l'altra grande differenza è l'approccio alla narrazione, che nel cinema è fondamentalmente visivo e che credo sia una cosa poi che si sente anche nel modo in cui scrivo io, perché questa sintesi, questa nettezza e anche questo tagliare, diciamo, questo andare all'osso, penso mi derivi da lì. Sì, però è anche vero che è una nettezza e un andare all'osso che però restituisce sempre un clima, cioè si respira, diciamo, l'atmosfera delle situazioni che descrivi. Non sono situazioni asettiche che appunto sono collocate nell'ipero uranio, sono situazioni molto, dire, materiali, insomma, molto... Sì, però per me era importante restituire diciamo il sentimento, però tramite un racconto sintetico, ecco, non articolato, non barocco. Io volevo anche dire, tra l'altro, volevo spendere due parole per ricordare tutti i meriti del premio Calvino, mm-hmm. perché poi per ricordare la tua esperienza, perché il premio Calvino, come sapete, è il premio più importante in Italia per inediti, fanno un lavoro meraviglioso tutti gli anni, perché si leggono 700-800 testi inediti e di questi fanno una selezione, e a me sembra sempre importante il lavoro di per sé, perché è una possibilità appunto enorme per chi scrive e una possibilità enorme per gli editori dall'altra mm-hmm. parte, perché dà la possibilità di aprirsi su una platea, una finestra importante, ma mi sembra anche meritorio ad esempio il fatto che ha avuto il coraggio di dare una menzione speciale a un libro di racconti come il tuo. Che esperienza c'hai avuto con il premio Calvino, tu personalmente? A parte come hai deciso di mandargli il testo? Diciamo che avevo la sensazione che il materiale fosse buono e volevo confrontarmi, non sapendo muovermi in questo mondo perché non è il mio. Ho trovato informazioni sul premio Calvino e mi è sembrato di capire che era, insomma, una cosa molto seria. E quindi ho deciso di spedire, anche perché se non arrivi in finale o anche se non sei tra i premiati, il premio ti dà una valutazione, dà una valutazione del tuo lavoro. E quindi ero curiosa di avere un parere, ecco, prima di tutto di avere un parere. Giusto, giustamente. E tutto quello che è venuto dopo è stato abbastanza inaspettato e quindi mi ha molto sorpresa, insomma, sono stata molto bene. Mi dicono che abbiamo una domanda. Sì, esatto, visto che ci sono delle difficoltà tecniche per leggere la domanda che arriva direttamente sul sito di BookPride, io porto da parte di Giulia Caminito, che è l'editor che ha lavorato al libro di Daniela. Un messaggio di Giulia con una domanda, poi Giulia saluta intanto Andrea, Daniela, la libreria Tomo, lei in questo momento è fuori Roma, e scrive, mi dice: il lavoro con Daniela è stato molto felice, ci siamo divertiti, abbiamo ragionato moltissimo sull'ordine dei racconti, sul ritmo, sulle vicinanze e le lontananze. E questa raccolta è come una costellazione, e il lavoro è certosino. Volevo sapere com'è stato per lei il nostro laboratorio, e poi, come seconda cosa, voleva parlare dei tuoi registri, introspettivo, comico, infantile, quali sono i personaggi che hai preferito scrivere. E poi dite di leggere Giavasco.
domanda molto articolata. Ma il lavoro di editing è stato molto bello, è stato interessante, lo scambio con Giulia è stato sempre arricchente, no, è sempre naturale, diciamo, non c'è mai stato niente di forzato. L'ho vissuta proprio come una conseguenza naturale del mio lavoro, cioè lei è stata molto brava perché è entrata rispettosamente, sempre con idee giuste. E l'ordine è stato molto interessante perché questa, cioè abbiamo provato insomma, varie ipotesi di scaletta e ci accorgevamo che ovviamente come spostavi un pezzo tutto l'equilibrio generale ne cambiava guadagnandone eccetera, e appunto una delle cose più difficili è stata creare un'armonia tra questi diversi toni che hanno i miei racconti, che sono più introspettivi e dolorosi, ma alcuni sono invece più giocosi e più comici. E mi sembra che alla fin fine il libro abbia una specie di struttura a V, perché si parte da un tono più leggero, si scende verso un tono più drammatico, si tocca il livello diciamo di drammaticità massima e poi si risale e si va verso diciamo una maggior leggerezza verso il finale. Quindi è un libro a V. Poi c'era un'altra domanda, non me la ricordo. La domanda sì, era sui personaggi, quali ti è piaciuto di più scrivere e raccontare. Mm-hmm. Ma sicuramente i personaggi infantili sono tra i miei preferiti, sono anche tra i primi racconti che ho scritto, e in generale anche negli altri anche per esempio un personaggio che mi piace molto è quello della Llorona, che è sempre questo racconto che non possiamo spoilerare perché era una storia molto distante da me. Avevo bisogno di avvicinarla e quindi ho scelto la prima persona. Però mi interessava molto appunto perché sentivo proprio la forza di questo personaggio che aveva questo background molto drammatico e mi piaceva proprio immedesimarmi in lei. E poi in questa storia così dolorosa cercare comunque anche degli elementi di maggiore invece leggerezza e ironia. E questa è stata la sfida maggiore, diciamo, rendere un tono molto diverso, anche un po' dissonante forse in certi punti, però spesso la realtà è dissonante. Quindi ci tenevo insomma a far convivere questi toni così distanti in un unico racconto. Mi sembra che ci sono riuscita. Sì, assolutamente ci sono riuscita. Dunque, Giulia Caminita, che tra l'altro qui ringraziamo, che ovviamente conoscete come bravissima autrice che collabora con Nutrimenti come editor, suggeriva di leggere Giavasco. Sì. Io invece... Come? Leggi. E io suggerisco invece di leggere Branche, di leggere almeno un paio di pagine, però le faccio leggere a te. Sì, beh, mi sembra giusto. La peggior lettrice. Pensavo appunto di Roma. Mi sembra importante per appunto capire la lingua, io fino a qui direi, per capire di che stiamo parlando. Insomma, c'è che nessuno che prova a leggere. Che racconto leggi? Branche. Allora, Branche, quando tornai a casa dei miei genitori era quasi inverno e io non ero più abituata alla nebbia e al freddo che ti mangiava le dita dei piedi dentro le scarpe. Per lo più me ne stavo nella mia stanza tra i mobili di quando ero piccola e fissavo le foglie del platano del vicino avvitate dal vento. I miei genitori sfilavano nel corridoio fingendo che fosse un caso, ma non ce la facevano fare finta di niente. Non ci hai mai dato problemi? Com'è possibile? Chiedeva mio padre, ritornando indietro e piazzandosi sulla porta. Dicono che dipende dal parto, rispondevo io. Pensano che passerà. Lui mi guardava perplesso e mia madre aggiungeva: speriamo.
Il bambino, secondo i medici, stava bene, anche se era ancora molto sottopeso. Il cranio era ossuto e la pelle grinzosa per la mancanza di adipe sottostante. Ho letto che le madri di bambini prematuri, molto più prematuri del mio, tendono a non vedere tutti i tubicini e i macchinari che servono a fargli respirare e a tenerli in vita. Si concentrano sul figlio e basta. Io invece guardavo il mio e riuscivo a vedere soltanto un feto in un vestito troppo grande.